Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Questo è un impasto integrale. Ci farò un filone. Ho messo tutti gli ingredienti in planetaria, sono andata diretta a far girare. Ho girato all'incirca 10-15 minuti. Ora ci farò due passaggi. Farò due passaggi di pieghe direttamente in ciotola. Ho oliato un pochino la ciotola, mezz'ora di intervallo tra l'una e l'altra. E lo lascio lievitare. Se non fa molto caldo, lo tenete a temperatura ambiente, ma io oggi ho una temperatura veramente infernale, quindi lo terrò, faccio partire appena la lievitazione, un'oretta, e poi lo infilo in frigo, quindi rallento un pochino la lievitazione. Ed eccolo qua, questo è l'impasto lievitato. Quindi a seconda della stagione, in cui lo fate, o fate il passaggio in frigo o lo tenete a temperatura ambiente, però l'importante è che raddoppi di volume. Io l'ho tenuto in questo caso un pochino fuori per farlo ambientare fuori dal frigo e poi eccomi qua, lo verso sul piano di lavoro e vado a fare un giro di pieghe. Come sentite fa molto caldo, non so se riuscite a sentire le cicale di sottofondo che cantano. Siamo a luglio, quindi fa caldissimo, in questo caso ci vuole per forza il frigo. Ok, faccio un primo giro di pieghe, in questo modo, le classiche pieghe a tre, e faccio riposare una ventina di minuti, coperto, da una ciotola. Io sto usando la farina Petra 1 e Petra 9. Petra 1 è una semi integrale e la 9 è una integrale. Allora, qui procedo per fare la formatura. Faccio delle pieghe così e poi vado a formare subito il filone. Qui ho cambiato un pochino il metodo della formatura, però fate come volete, se volete procedere in un altro modo, fatelo tranquillamente. Sto provando questa piegatura, però qui mi verrà un filone un pochino cicciotto, da quello che vedo. Adesso cerco di allungarlo un pochino. Ecco qua, lo allungo un pochino e poi lo vado a mettere dentro il mio cestino. Metto un po' di semola sia sopra il filone che dentro il cestino. E poi procederò di nuovo per la lievitazione. Lo metterò in frigo perché fa troppo caldo, altrimenti, cioè questo pane se lo tengo a temperatura ambiente con poche ore lievita, anzi lievita con mezz'ora, fa tipo 36 gradi, quindi è troppo, quindi lo metterò di nuovo in frigo. Guardate sempre la data dei video che vedete, perché se è un video fatto a gennaio i passaggi sono diversi. Qui siamo a luglio e quindi bisogna procedere diversamente. Ora lo infilo dentro una busta di plastica e lo metto in frigo. E qui è quando l'ho tirato fuori, eccolo qua, vedete anche se è stato in frigo, vedete è cresciuto tantissimo. Adesso non vi dico le ore perché nemmeno ho calcolato il tempo, però eccolo qua. Quindi a questo punto ho acceso il forno, mi preparo per infornarlo. Forno a 250, a 250 io metto sempre un pentolino, qualche volta faccio scivolare la carta forno direttamente su un'altra teglia calda, delle volte metto a freddo però sul piano basso. Sul mio canale trovate naturalmente anche altri video per questo tipo di farina, pane integrale, eccetera. Però ogni tanto è bene rinfrescare un pochino i video.
Bene, una volta che il forno è caldo, procedo, faccio un taglio. Qui ora lo faccio così, ma se volete fatelo dritto, fate i disegnini, fate quello che volete naturalmente. Affondo un pochino di più con il mio bisturi. E poi direttamente nel forno. Ok, forno a 250 come vi ho detto sopra, dopo una ventina di minuti abbasso a 220 e tolgo il pentolino, eccolo qua, si sta gonfiando all'incirca 50 minuti di cottura. Poi regolatevi sempre con il vostro forno perché anche qui le indicazioni sono sempre relative. Perché non tutti i forni sono uguali naturalmente. Poi ora ci sono questi forni moderni che sono il massimo, il mio è ancora un po' vecchiotto. Bene, ecco qua, questo è il mio pane. Sentiamo se scrocchia. Ok. Naturalmente, prima di tagliarlo deve essere freddo. Io come al solito. Poi oggi fa caldo, è difficile diventi freddo. Comunque, dopo qualche ora procedo. Eccolo qua. Beh, direi che è bello, molto bello. Un po' troppo mollicoso per i miei gusti, eh? Io lo preferisco un pochino più basso. Ho fatto il filone un po' cicciottello. Poi calcolate che c'è tanta umidità e il pane, io mi ricordo quando compravo il pane da Riccardo, il nostro fornaio, dipendeva molto dall'umidità che c'era nell'aria, dalla morbidezza del pane. Infatti oggi è un pochino morbido all'interno. Fuori è croccante come vedete, però la mollica è un pochino morbida, quindi questo perché c'è un tasso di umidità altissimo, però è molto bello e profumato perché comunque questa è una farina macinata a pietra, eh. Forse se lo facevo raffreddare un pochino di più il taglio era migliore. Bene, amici, vi ringrazio della visione e ci vediamo presto per un altro video. Ciao a tutti!